Lio Design, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici sapientemente creati dall'artista Liuva Maqueira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in Piazza Valmerina, via della Bardesca 5. Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Puoi rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cante 1B. Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Due sconfitte nelle precedenti giornate per Olimpia e Lama, che provano a riscattarsi nella tavola odierna. Rispettivamente i locali hanno perso per 3-0 nel derby ternano contro il Terni FC. Gli ospiti sono stati invece sconfitti per 2-0 contro il Castiglione del Lago. Ricordiamo che le due squadre si trovano a quota 20 e 18 punti in classifica. Partono forte gli ospiti al 7 con Simeone, che da fuori cerca di sorprendere 40, ma la sua conclusione mancina termina tra le braccia del numero 1 locale. Al 13esimo Gesuele si ritrova la sfera sui piedi, dopo un rinvio sbagliato di Marianzoli, cerca di approfittarne con un pallonetto che termina però sopra la traversa. Due occasioni ospiti dopo pochi minuti. Al 15esimo Laurenzi ci prova da dentro l'area, Federici salva e devia in angolo. Un minuto dopo, Volpi mette al centro un interessante pallone, sul secondo palo, si fa trovare pronto Bartolucci che di testa prova a battere 40, il parziale resta però sullo 0-0. Si fa vedere l'Olimpia al 29esimo con Menconi, che da dentro l'area conclude in porta, la difesa sventa la minaccia. Sempre al 29esimo Federici prova a battere Marianzoli di testa, l'estremo difensore va alla presa. Allo scadere, Cano conclude dal limite, sfera deviata in angolo. Nel secondo tempo i locali entrano in campo con 10 uomini. L'espulsione di Gesuele lascia l'Olimpia in inferiorità numerica per tutta la seconda frazione di gioco. Ed ecco che gli ospiti non aspettano ad approfittarne. Bernardini conclude da dentro l'area di potenza, Mencarino salva il parziale. All'ottavo c'è il vantaggio locale. Poggi dalla sinistra riesce a scaraventare un tiro che batte Marianzoli per l'1-0. Tre minuti e si fa rivedere Lama. Simeone conclude di sinistro, 40 assistente e salva il risultato. È forse al 15esimo l'occasione più importante per gli ospiti. Petricci tenta un raso terra da dentro l'area, con la palla che sfiora il palo. Azione nata da un calcio d'angolo sulla destra. Al 20esimo il Lama ha l'opportunità di pareggiare i conti sul calcio di rigore. Bartolucci si presenta sul dischetto e spara alto. Il risultato non cambia. Sette minuti dopo, ancora Simeone prova una discesa sull'out di sinistra. Un intervento provvidenziale di 40 salva il vantaggio locale. Al 43esimo, il numero 11 ospite cerca di nuovo il pari. Salta la difesa locale, palla che termina di poco fuori. Ma siamo enormemente soddisfatti perché, al di là dei tre punti che sono tanta roba in questo momento, ma veniamo da una settimana dove 5-6 giocatori sono stati a casa con la febbre. Noi ci siamo allenati mercoledì, giovedì e venerdì, abbiamo fatto ieri un allenamentino e qualcuno non si è allenato perché aveva ancora l'influenza, quindi eravamo debilitati oltre il limite, però sti ragazzi sono rimasti anche in 10 e quindi quando succede una situazione del genere, ne vieni fuori con una prestazione del genere, bisogna fare veramente i complimenti, prendere questi tre punti e guardare avanti. Ma credo che ci sia poco da commentare, come hanno detto i vostri colleghi, c'è delusione e amarezza per l'ennesimo risultato compromesso da parte nostra, perché comunque anche oggi abbiamo perso la parità da soli, senza nulla togliere ai meriti che può aver avuto l'Olimpia, ma ci siamo complicati la vita da soli e siamo in una situazione difficile.
È necessario uscirne, ma è necessario che i ragazzi iniziano a prendersi le proprie responsabilità, perché domenicalmente commettiamo errori imperdonabili che stanno compromettendo il cammino dell'Ama e non ce lo possiamo permettere. E quindi speriamo per l'ennesima volta che possa farci capire tante cose una battuta d'arresto di questo tipo, ma le certezze iniziano a diminuire. Come ho detto ai vostri colleghi, mi prendo le responsabilità delle scelte fatte, ma è necessario anche che chi va in campo si prenda le proprie, perché comunque è un peccato vedere sfumare una stagione in questi termini, partita con ben altre aspettative.